Ha preso il via dal Salone dei 500 di Palazzo Vecchio la 13ª edizione di BTO, B-Travel on Life. La manifestazione nata e radicata a Firenze, che da sempre volge il proprio sguardo sull'evoluzione del binomio turismo-innovazione, anticipando temi ormai di comune dibattito come il fenomeno degli Airbnb e i robot concierge. In questa edizione grande spazio a digitale, nuove tecnologie e sostenibilità. Guardi, un comparto straordinariamente, aggiungerei essenziale, quasi 12.000 imprese che operano nella filiera allungata, estesa del turismo. Importante essere a Firenze, far convergere a Firenze 230 speakers, testimonial straordinari del turismo mondiale, dalle grandi catene alberghiere alle grandi player digitali del turismo, 230 testimonial d'eccezione che proprio a Firenze discutono, si confrontano, riflettono sulle strategie di rilancio del turismo. Quindi per noi è un motivo di grande orgoglio essere centrali per 5 giorni di discussione, 5 giornate che saranno, come dire, orientati sui grandi temi di attualità: il food and wine, il digitale, l'accoglienza turistica, l'ospitalità. Quindi veramente un aggiornamento e una riflessione guardando avanti su cosa potrà offrire il turismo nel post pandemia. Agroalimentare, che passerà proprio dalla Camera di Commercio in questa edizione di BTO, un settore che, come abbiamo più volte sottolineato, sta trainando anche la ripresa dell'Expo. Non c'è dubbio, l'impegno della Camera di Commercio su questo fronte è massimo, si pensa al buy food, si pensa al buy wine. Il 70% dei turisti che viene in Toscana viene anche per fare un percorso di degustazione non gastronomica, quindi noi ci rivolgiamo anche a questa fetta importante di turisti in una riflessione, ripeto, che vuol tracciare un po' le strategie per il turismo post pandemia. Tra gli argomenti troviamo una tematica da sempre al centro a Firenze del dibattito sul turismo, la gestione dei flussi. Un aiuto per la gestione dei flussi turistici potrebbe arrivare dal digitale, capace di promuovere strutture e attrazioni lontane dai centri storici. Anche le aziende di conseguenza dovranno essere in grado di raccogliere questa sfida. Una cosa interessante della rete è che la gente impara sempre a usarla meglio, quindi, e soprattutto essendo diventato per alcuni mesi l'unico sistema per connettersi con il mondo, abbiamo imparato a fare la spesa, a incontrare persone, a fare socialità e così via. Quindi la domanda è enormemente digitalizzata, ma anche l'offerta, perché i mesi di pausa hanno consentito a molti di fare formazione, approfondimento, webinar. Quindi siamo di fronte a un momento interessante, delicato, di passaggio, senza ora arrivare, diciamo, alle suggestioni di Zuckerberg rispetto al metaverso, però siamo di fronte comunque a un momento di cambiamento profondo che BTO prova a fotografare anche nel modello organizzativo, nel senso che secondo noi quello che succederà è che l'eccezione durante il Covid diventerà di fatto un'abitudine per tutti e si potrà scegliere se venire in presenza oppure se incontrare le persone online. Responsabilità penale d'impresa per i reati ambientali. Se ne parla in una pillola formativa gratuita online di 2 ore mercoledì 1 dicembre dalle 14.30, organizzata dalla sezione toscana dell'Albo Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Firenze. Info e iscrizioni sull'agenda del sito camerale. Lunedì 6 dicembre dalle 10 alle 12, webinar gratuito digitale e ospitali. Per affrontare un nuovo approccio digitale nella gestione dell'accoglienza turistica. L'evento, organizzato dal punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze, può essere seguito in presenza o in streaming. Info e iscrizioni sull'agenda del sito camerale. Le tecnologie digitali stanno cambiando il settore agri-food, coinvolgendo vari livelli della filiera e supportando nuovi modelli di business. Se ne parla in uno webinar gratuito digitale Agri-Food, organizzato dal punto impresa digitale per giovedì 16 dicembre dalle 10 alle 12, a cui è possibile partecipare sia in presenza che in streaming. Info e iscrizioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.